E adesso vi presento, come sempre ogni anno, facciamo sempre delle presine per Babbo Natale, con Babbo Natale, scusate. E per cui voglio cambiare sistema, nel senso che abbiamo sempre fatto il tradizionale presina, sempre rettangolare, sempre con il punto square. Questa volta cambiamo, l'ho voluta realizzare rotonda con questi bordini, vedete, così. E in mezzo mettiamo il nostro Babbo Natale. Anche Babbo Natale ho cambiato come lavorarlo, per cui vi faccio vedere adesso come realizzare questa presina. Naturalmente io l'ho fatto con lo sfondo verde, lo potete fare con il rosso, con il giallo, come volete. L'importante è che il fondo ci sia questo bellissimo bianco. Poi se non avete bianco, poi non piace il bianco, ognuno può farlo come vuole, lo può finire anche per esempio con il rosso, ok? Adesso andiamo a realizzare questa bellissima presina. Vi dico cosa ci vuole. Questa bellissima presina noi abbiamo bisogno del verde, come vi avevo detto, ma naturalmente io, visto che ce l'ho sottile, lo utilizzerò doppio, ok? Poi abbiamo bisogno del bianco, soprattutto il bianco. Poi per fare Babbo Natale abbiamo bisogno, io uso questo tipo salmone, che non è né troppo rosa né troppo, è un bel colore per il viso. E poi abbiamo bisogno del rosso. Naturalmente utilizzerò l'uncinetto il più piccolo, che è il 3, perché così la presina viene spessa, la parte di sopra e la base, diciamo, così almeno il lavoro non tende a mollare tutto. E poi invece abbiamo bisogno gli altri occorrenti per il Babbo Natale, vi dico. Abbiamo bisogno di nuovo sempre del filo per fare Babbo Natale, il bianco, il rosso e, come vi ho detto, per fare la faccia il colore tipo un salmone, un rosa chiaro, chiamato come volete. L'uncinetto sempre dei tre, una colla, potete utilizzare, se non avete la pistola, una colla con l'accendino, ok? Da fa così e si scioglie subito. Poi abbiamo bisogno di un nasino, io ho preso sempre questo tipo rosa piccolino, ok? Poi due occhi piccolini, io ve li faccio vedere così, vedete i rossi, li ho messi qua, però sono così piccoli, ok? Se li avete anche non colorati va bene, uguale. Poi abbiamo bisogno di un ago, un segnapunti e una forbice. Come vedete anche la colla, ve l'ho detto. Bene, detto questo, adesso possiamo iniziare il nostro lavoro. Iniziamo con il nostro verde. Come vi ho detto, io lo metto doppio, ok? Poi se avete voi un bel filo bello doppio così va benissimo, ok? Adesso facciamo subito il cerchio magico, facciamo un po' piccolino, ok? Entriamo e prendiamo il filo. Adesso iniziamo a fare una catenella, rientro e faccio una maglia bassa, una catenella, e questo lo facciamo equivale, lo facciamo come se fosse una magliata, ok? Poi una catenella come la separazione, una catena di separazione. Per cui abbiamo fatto già una magliata con la catena di separazione. Entro nel cerchio e vado a fare una magliata, una catena di separazione, di nuovo rientro e vado a lavorare di nuovo una magliata. Una catenella di separazione. Di nuovo rientro e faccio una maglia alta, catena di separazione, di nuovo rientro, faccio una maglia alta. In totale dobbiamo fare 12 magliette con una catenella di separazione, ok? Facciamo tutto il giro così con 12 magliette. Allora, abbiamo fatto, iniziamo sempre con una maglia bassa e una catenella, che equivale a una maglietta più una catena di separazione, e abbiamo già un punto, per cui 1, 2, 3, 4, 5. Di nuovo catena di separazione, due rientrate, fatto in totale 12 magliette. Siamo qui, abbiamo fatto le 12 magliette con la catena di separazione, ok? Adesso ho fatto catenella di separazione, vado a stringere il lavoro, ok? Adesso vado dove c'è la maglia bassa, c'è la catenella, entriamo qui e facciamo una maglia bassissima, ok? Così, una catenella, dove ho fatto la maglia bassissima, rientro nello stesso, anzi no, perdonate, facciamo maglia bassissima, poi vado direttamente nel foro,
qui dentro, entro e faccio una maglia bassa. Catenella di separazione equivale, scusa, catenella equivale a una maglia alta, ok? Entro di nuovo nello stesso punto, rientro e faccio una maglia alta. E abbiamo fatto 2 magliette, ok? E adesso una catena di separazione, per cui vado nel foro successivo, vedete qui dentro, entro, faccio 2 magliette, una, e rientro 2 con catenella di separazione, ok? Così. Di nuovo andiamo nel foro successivo qui dentro, vedete? Entro, faccio 2 magliette, una, rientro 2, catenella di separazione. Di nuovo vado nel foro successivo, vedete, qui dentro entro e faccio 2 magliette, una, e rientro 2, catenella di separazione. Facciamo tutto il secondo giro così, ok? Ogni foro, lavorate 2 magliette e poi catena di separazione. Nel foro successivo 2 magliette e una catena di separazione. Così per tutto il giro, ok? Ho fatto tutto il giro, vedete, fino all'ultimo foro ho fatto le 2 magliette e la catena di separazione. Adesso vado qui, dove ho fatto la maglia bassa, vedete, c'è la catenella qui, entro e faccio una maglia bassissima. Ok. Adesso qui facciamo una catenella, rientro dove ho fatto la maglia bassissima, faccio una maglia bassa con una catenella che equivale già a una maglia alta. Vado nella maglia successiva, entro e faccio una maglia alta, sempre nello stesso punto rientro e faccio la seconda maglia alta. In totale ci ritroviamo con 3 magliette, 1, 2, 3. Catenella di separazione e adesso vado nel foro nelle maglie alte successive, le 2 maglie. Vado nella prima maglia e faccio una maglia alta. Vado in quella successiva, entro, faccio 2 magliette, 1 e rientro 2. Ok? Così. Catenella di separazione e di nuovo vado dove ci sono le 2 magliette. Vado nella prima, lavoro la maglia alta, vado nella successiva maglia alta, lavoro 2 magliette, 1 e 1, 2, catenella di separazione. Di nuovo andiamo a lavorare dove ci sono le altre 2 magliette. Vado nella prima, lavoro la maglia alta. E nella successiva, che è la seconda, lavoro 2 magliette, 1 e 1, 2, sempre nello stesso punto. Catenella di separazione, di nuovo vado nelle 2 magliette successive, vedete? Vado nella prima, lavoro la maglia alta, nella successiva, che è la seconda, lavoro 2 magliette, 1 e rientro 2. Adesso catenella di separazione, facciamo tutto il terzo giro così, ok? Ho fatto tutto il giro, come vedete, finito con le 3 magliette, una nella prima maglietta e 2 magliette nella seconda maglietta, con la catenella di separazione, vedete? Così. Adesso vado dove c'è la maglia bassa più la catenella, entro dove c'è la catenella e faccio la maglia bassissima, ok? Così. Adesso andiamo a fare una catenella, rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa, equivale già con una catenella, equivale a una maglietta. Adesso vado a lavorare tutte le magliette, ma prendendo solo una parte della catenella, ok? Così. Entro nella seconda, faccio una maglietta. E sempre nella seconda maglietta, dove abbiamo fatto adesso la maglietta, rientro e lavoro una maglietta in più. Così. Vado nella successiva, che è l'ultima maglietta dove ci sono le 3 magliette, sempre una parte della catenella, entro e lavoro una maglietta. E così abbiamo un totale 4 magliette, vedete?
Adesso qui dove c'è la catena di separazione, sempre entro dove c'è una parte della catenella, ok? Entro e faccio una maglia alta. Scusate, ho preso male. Ok, faccio una maglia alta. Ok, così. Adesso dove ci sono le tre maglie alte, vedete qui, vado nella prima, lavoro sempre prendendo sempre una parte della catenella, entro e faccio una maglia alta. Vado nella seconda maglietta, entro e faccio due magliette, uno sempre prendendo una parte della catenella, ok? Una, rientro due. Vado nella terza maglietta, entro e faccio una maglietta, sempre prendendo una parte della catenella. Vedete? Così. Adesso dove c'è la catenella di separazione, entro sempre prendendo una parte della catenella, faccio la maglia alta. Adesso rifacciamo dove ci sono le tre magliette. Entro nella prima maglietta e faccio la maglia alta. Vado nella successiva maglietta, che è la seconda, entro, faccio due magliette, uno e rientro due. Vado nell'ultima maglietta, entro e faccio la maglia alta. E dove c'è la catenella di separazione, entro sempre prendendo una parte della catenella, faccio una maglia alta. Così. Vedete? Adesso di nuovo, nella prima magliata lavorate la magliata, nella seconda lavorate due magliate nello stesso punto e nell'ultima magliata lavorate la magliata. E dove c'è la catenella di separazione, lavorate una magliata. In totale, come vedete, sono 1, 2, 3, 4, dove ci sono le tre magliette perché c'è l'aumento. E nella catena di separazione c'è una maglietta. Ricordatevi sempre di lavorare sempre una parte della catenella, ok? Tutte di fuori, così si fa questo disegnetto qua. Adesso facciamo tutto il giro così. Ok, ho lavorato tutto il giro, vedete? Come è molto bello. Adesso dobbiamo andare a cambiare il colore. Per cui chi vuole può cambiare colore, chi non vuole non lo cambia, ok? Andiamo dove c'è sempre, dove c'è la maglia bassa, sopra c'è una catenella, entro così con il verde, ma vado a chiudere con il bianco, prendo il bianco, prendo e chiudo con il bianco, ok? Così. Adesso io ci faccio un piccolo nodino per in modo tale che mi sta fermo e non si tocca, ok? Non si... Che tanto poi viene coperto, non si vede nulla. Ok, uno e due. Questo. E togliamo il verde che non ci serve più, il verde. Ok, taglio lungo perché dopo mi può servire per coprire. Ok, adesso iniziamo. Tolgo un attimo il verde che non ci serve più. Un attimo che lo metto a posto. Ok, adesso iniziamo con il nostro color bianco. Con il bianco lo prendiamo così. Ok, facciamo sempre una catenella, rientro, ho fatto una maglia bassa, rientro, facciamo un po' piano. Ah, ecco, si è preso anche questo, scusate. Allora, io ho fatto la catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Ok, così. Adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 1, 2, 3 alla quarta, entriamo e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 1, 2, 3 alla quarta, facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 1, 2, 3 alla quarta, facciamo una maglia bassa. Ok? Vedete? Facciamo questi fori. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 1, 2, 3 alla quarta, maglia bassa. Facciamo così per tutto il giro, ok? Così. Finiamo il giro così.
Abbiamo fatto tutto il giro, mi ha detto come è venuto bene. Ora sono con le quinte, 5 catenelle. Vedete, saltiamo 1, 2, 3 e dove c'è la maglia bassa entriamo e facciamo la maglia bassissima. Ok. Adesso vado nel foro con una maglia bassissima. E cominciamo. Adesso da qui iniziamo il nostro lavoro. Facciamo sempre una catenella, rientro, faccio una maglia bassa, ok? E una catenella equivale già alla prima maglia alta. Adesso andiamo a fare in totale con la maglia alta 8 maglie alte, per cui una l'abbiamo già fatta, entro nel foro, faccio la seconda, 2, rientro nel foro 3, rientro nel foro 4. Entro nel foro 5, 5, rientro nel foro 6, rientro nel foro 7, sposto un pochino, vedete, rientro nel foro 8. In totale abbiamo fatto 8 magliette, ok? Nel foro. Ci siamo? Adesso state attenti a cosa andrò a fare io. Io adesso cosa faccio? Vado, intanto mi sistemo un attimo il filo, scusate. Ok, io adesso entro qui. Vedete qui che abbiamo la maglia bassa? Ok, prendo il filo, vado, metto il lavoro così, entro qui dentro e vado a lavorare 5 magliette. 1, rientro 2, rientro 3. Mettiamo bene 3, rientro 4, vedete, rientro 5. Ho lavorato 5 magliette. Adesso cosa faccio? Prendo il lavoro, lo rimetto a posto, ok, vedete, così, e vado qui dove c'è, vedete. Qua abbiamo fatto dove c'è la maglia bassa, abbiamo lavorato di 5 magliette. Vado qui dove c'è la maglia bassa, qui entro e faccio una maglia bassa. Così. Vedete? E si è formato questa curvetta qua. Adesso facciamo di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Dove mi vado a prendere? Dove mi vado ad allacciare? Qua dentro, dove abbiamo fatto le 5 catenelle, per cui qua dentro, vedete che c'è il foro? Entro, prendo il filo e faccio la maglia bassa, così. Adesso ci sono questi due fori, 5 catenelle, 5 catenelle. Li metto riuniti vicino, ok? Vedi? Vedete? Così. Entro qua dentro in tutte e due, entro e faccio una maglia bassa, 1, con una catenella equivale già una maglietta. Adesso andiamo a lavorare le 8 maglie che abbiamo iniziato prima, ok? Come abbiamo fatto vedere. Adesso facciamo, questa è la prima maglietta, rientro nel foro, facciamo la seconda maglietta, 2, rientro 3, rientro 4. Rientro 5, rientro 6, spostiamo un po', rientro 7 e rientro 8. Abbiamo lavorato le 8 magliette come abbiamo iniziato, vedete? E adesso lo mettiamo così, vedete che bello? Adesso cosa vado a fare? Vado a fare la stessa cosa di prima. Cioè vado a fare le 5 magliette. Come li vado a fare le 5 magliette? Metto il lavoro, vedete, dove devo entrare qua dentro. Per cui io lo metto così, per me, così mi viene facile. Vedete? Faccio il vuoto qui, entro, sto attendo di qua, entro e faccio la maglietta 1. Metto bene il lavoro di nuovo, scusate. 1, di nuovo, 2, 3. 4 e 5. Ho lavorato le 5 maglie alte. Adesso
Vado qui, riapro il lavoro come sempre, dove c'è la maglia bassa, entro e faccio la maglia bassa. Così. Vedete come viene? Avete visto? Praticamente si forma queste ondate così. Adesso si ricomincia di nuovo con il nostro lavoro, con il nostro giro, le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Vado qui, vedete, nel foro qui, ok, così, entro, tiro il filo, faccio una maglia bassa. Adesso c'è, vedete, le prime 5 catenelle e le seconde 5 catenelle, li prendo tutte e due, entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassa, una, con una catenella che equivale a una maglia alta, e ricominciamo praticamente il giro di nuovo con le 8 maglie alte, perché una l'abbiamo già fatta. Rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, rientro 6, rientro 7, rientro 8, 8 maglie alte. Ok, adesso andiamo come prima a fare le 5 maglie alte, cioè queste qua, ok? Rimetto di nuovo il lavoro, vedete, dobbiamo entrare dove c'è la maglia bassa. Rimetto il lavoro così perché mi viene più comodo, vedete, prendo il filo, faccio il lunghetto, entro e faccio la maglia alta, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Rientro 5. Vedete come si forma il lavoro? Adesso andiamo, riapriamo il lavoro normalmente e come sempre subito ci spunta, vedete, la maglia bassa, perché dove noi andiamo a praticamente chiudere il giro che abbiamo lavorato. Vedete? Così. Ok? Vedete com'è bello? Adesso si ricomincia di nuovo con le 5 catenelle. Di nuovo, vi faccio vedere un'altra volta. Le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado qui, vedete che ci sono le 5 catenelle qui. Io vado qui al centro, vedete? Perché c'è qui al centro dove praticamente, vedete, ci sono le 5 maglie alte. Per cui vedete che si forma questo qua. No, allora mettiamo così, entriamo, prendiamo il filo, tiriamo il filo, facciamo maglia bassa e poi cominciamo, prendiamo le 2 5 catenelle, 1 e 2, li mettiamo insieme, entro e faccio una maglia bassa con una catenella che equivale già a una maglia alta. E adesso andiamo a fare le altre 7 maglie alte, perché una l'abbiamo appena realizzata, ok? Entro, lavoro 7 maglie alte, 1, scusate, non è entrato bene, allora, di nuovo, 1 l'abbiamo già fatta, rientro 2, rientro 3, rientro 4, 5, 6, sposto un pochino, 6, 7 e 8. Ok? Adesso dobbiamo fare le 5 magliette come vi avevo detto, ok? Mettiamo il lavoro così, dove c'è la maglia bassa, la mettiamo così, prendo il filo, entro dove c'è la maglia bassa e lavoro le 5 magliette, 1, 2, 3, prendo, sistemo un attimo il filo, 3, 4, 5. Ok? Riapro il lavoro, vedete? Così. E dove c'è la maglia bassa, entro,
Faccio la maglia bassa e abbiamo finito, vedete, il nostro motivo. Vedete come l'abbiamo fatto? Adesso, come sempre, ricominciato con le 5 catenelle. Così. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Come sempre, qua dentro, entrate qua dentro. Fate la maglia bassa, prendete le 2 catenelle 1 e 2, le mettete insieme, entrate nel foro e fate la maglia bassa, una con una catenella equivale a una maglia alta. E adesso andate a lavorare altre 7 maglie alte, in totale 8 con questa. Poi andate, dopo aver lavorato le maglie alte, le 8 maglie alte, mettete il lavoro, entrate qui dentro, ok? E lavorate le 5 maglie basse. Le 5 maglie alte, dopodiché, dove c'è la maglia bassa, qui entrate e fate la maglia bassa e così via per tutto il giro. Ok, andiamo a finire questo giro così. Ok, io ho lavorato tutto in giro. Vedete, questo va bene, sono i fili in più. Vabbè, ho lavorato tutto e sono arrivata qui dove c'è l'ultimo foro con lo abbiamo iniziato. Ok, adesso ho fatto le 5 maglie come sempre. Vado qui sempre dove c'è la maglia bassa, entro e faccio una maglia bassa come sempre, perché questo è l'ultimo pezzo che va anche lavorato. Ok, adesso facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5. Vado come sempre qui dentro, entro e faccio la maglia bassa. Ok, vado a riunire le 2 catenelle che avevamo insieme. Entro e come sempre faccio le 8 magliette, 1 maglia bassa e catenella 1. Adesso faccio 7 magliette, 1 2 3 4 5 6 7 e 1 8. Ok, così adesso vado a lavorare come sembra anche questa parte qua dove abbiamo iniziato. Metto il lavoro così e vado a lavorare le 5 magliette, 1 2 3 4 e 5. Praticamente abbiamo finito l'ultimo parte dove ci mancava 5. Adesso cosa faccio? Rimetto insieme il lavoro, entro qui dentro, ok, qui dentro faccio una maglia bassissima così e riunisco praticamente il lavoro. Ok, adesso vado a fare. No, scusate, perdonatemi, ho sbagliato. Vado qui a mettere una maglia bassissima così. Ok, perfetto. Stavo guardando perché no, il lavoro non va, ecco, scusate, ma anch'io è la prima volta per cui li faccio insieme a voi. Non è dove ci sono le 8 maglie, entro qua dentro, al contrario, entro qua dentro e qui faccio la maglia bassissima dove praticamente c'è il foro di qua, vedete? Qua adesso sì che è giusto. Praticamente dopo aver fatto le 5 maglie passiamo alle 8 e qua al centro abbiamo fatto la maglia bassissima. Adesso giro il lavoro, ok, faccio 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un attimo, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 catenelle, ok, entro qua dentro, sempre qua dentro e vado a fare una maglia bassissima, maglia bassa, giri il lavoro sul diritto
di nuovo e adesso di qua vado a fare maglie basse 1 sempre nel for dove abbiamo fatto i 12 catenelle 1 2 3 4 5 ok 5 vedete adesso pure lo vedete bene 5 6 7 e vado così a continuare finché io non arrivo qui in fondo qua dentro, ok? Vedete? Così tiro bene il lavoro, mi metto bene così almeno non viene male, vedete? Riempio ancora tutte le maglie basse così. Fino all'ultimo, vedete? Ok, poi vado qui e vado a fare una maglia bassissima, completamente bassissima, ok? Così taglio il filo, taglio un po' lungo perché poi mi serve per sistemare bene l'occhiello che abbiamo realizzato. Adesso lo mettiamo bene, vedete? Adesso questo qua viene agganciato bene e questo l'ho fatto l'occhiello. Praticamente in una parte abbiamo lavorato bene tutto. Adesso io vado a nascondere le filate e poi ci ritroviamo qui. Vedete? Ok, la presina l'abbiamo finita. Vedete come si è messa a posto quando dopo abbiamo nascosto i fili? Ok? Vedete? Come bella pulita di dietro che non si vede nulla. Perfetta. Adesso andiamo a fare il Babbo Natale al centro e vi faccio vedere come lo dobbiamo realizzare. Okay, per il Babbo Natale utilizzeremo, come vi ho detto, questo tipo rosa, anzi per me è un salmone, è perfetto per fare la faccia del nostro Babbo Natale. Sempre messo in doppio, prendiamo, entriamo, facciamo il cerchio magico, entriamo, stringo un pochino e facciamo una catenella. Ok? Adesso lavoriamo, una l'abbiamo già fatta, due e 3 equivale già una maglietta. Entro e vado a fare le magliette 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, rientro 6. In totale dobbiamo fare 13 magliette, ok? In totale. Ok. In totale ho fatto 13 maglie alte. Adesso chiudiamo, ok? Vado alla terza catenella 1 2 3, entro e chiudo con la maglia bassissima. Prendiamo il filo, lo tagliamo. Stringiamo bene e questa è la parte già che abbiamo realizzato. Adesso andiamo a utilizzare il bianco. Ok, adesso prendiamo il bianco. Ne mettiamo di una maglia qualsiasi che entriamo. Prima facciamo la catenella, scusate, non avevo fatto la catenella qui. Ok, l'ho già fatto adesso. Entriamo con la catenella qua dentro e facciamo 3 catenelle 1, 2 e 3. Ok? Adesso vado sempre nello stesso punto, entro e faccio la seconda maglietta. E abbiamo fatto nello stesso punto 2 magliette. Vado nella successiva e lavoro anche qui 2 magliette, 1 e rientro 2. Ok? Nella successiva di nuovo 2 magliette, 1 rientro 2. Andate così. Di nuovo nella successiva, che è questa qui, stiamo attenti perché se no ci confondiamo quando chiudiamo uno e uno due. Oh, è uscito. Ok, uno, aspettate che metto bene questo. Ok, scusate, sto mettendo bene perché se no. Uno e rientro due. Vedete?
Vado nella successiva, entro 1 e rientro 2. Ok. Vado nella successiva, 2 maglie alte, 1 e 1, 2. Successiva, 2 maglie alte, 1 e 2. Successiva, 2 maglie alte, 1 e 1, 2. Adesso facciamo tutto il giro così, 2 magliette, ogni maglietta sottostante, in totale dobbiamo avere 26 magliette, ok? Ho lavorato 2 magliette su ogni magliette sottostante e abbiamo un totale di 26 magliette, ok? Adesso vado a chiudere la terza catena iniziale con la maglia bassissima. Ok, adesso da questo momento dobbiamo fare questo lavoro qui. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dopo ho fatto la prima catenella, entro qui e faccio una maglia bassa. Nella maglia bassa successiva, maglietta successiva, entro e faccio una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dopo ho fatto la prima catenella, entro e faccio una maglia bassa. È come quando lavoriamo i pippiolini, la stessa cosa. Adesso nella maglietta successiva entro e faccio una maglia bassa. Praticamente stiamo facendo la barba di Babbo Natale. Adesso dove abbiamo fatto la maglia bassa facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dove c'è la prima catenella che ho lavorato entro e faccio la maglia bassa. Nella maglietta successiva entro e faccio una maglia bassa. Ok? Vedete? 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nella prima maglietta, nella mia prima catenella che ho lavorato, entro, faccio una maglia bassa. Nella successiva, entro, faccio una maglia bassa. Sempre 3 catenelle. Nella prima catenella faccio, entro, faccio una maglia bassa. E nella catenella successiva, cioè nella maglietta successiva, entro, faccio una maglia bassa. Vedete? In totale già abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 pippioline, chiamiamoli così, ok? Adesso, sempre dove c'è la maglia bassa, abbiamo lavorato, facciamo le 3 catenelle, 1, 2, 3. La prima catenella che ho lavorato faccio entro e faccio una maglia bassa. Nella maglietta successiva entro e faccio una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Nella prima catenella entro e faccio una maglia bassa. Adesso vado nella maglietta successiva entro e faccio una maglia bassa. Così dobbiamo lavorare in totale 15, chiamiamolo pippiolino, ok? Per cui abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quello che stiamo per fare è l'ottava, 3 catenelle, 1, 2, 3, nella prima catenella faccio una maglia bassa e nella maglietta successiva faccio una maglia bassa. E abbiamo fatto l'ottavo pippiolino, ok? Vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In totale dobbiamo farne 15. Ok, allora ho fatto in totale 15, chiamiamole pippioline, ok? O barbetta, come lo volete chiamarlo. Allora ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 che ho appena fatto, vedete? Con la maglia bassa. Adesso vado nella successiva, invece vado a chiudere con la maglia bassissima. Così. E tagliamo il filo. Ok? E questa è la prima barbetta che abbiamo fatto. Adesso andiamo a fare la seconda barbetta. Ok, adesso andiamo a fare la seconda parte della barba. Iniziamo sempre, vedete dove abbiamo iniziato le 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso lavoriamo tipo quando lavoriamo il punto a rilievo, cioè invece di prendere così un punto, lo prendiamo direttamente qui dove ci sono le 3 catenelle, così. Ok? Si lavora sempre lo stesso fatto, solo che invece di prendere questa parte qui, lavoriamo da questa parte, 1, vedete, 2, così. 3, queste parti qua. Per cui adesso entro qui, dove ci sono le 3 catenelle, prendo il mio filo bianco, entro con la catenella,
Entro, faccio 1, 2, 3 catenelle, come sempre nella prima catenella entro, faccio la maglia bassa, ok? E poi vado qui direttamente nella successiva maglia, entro così, vedete? Entro così e faccio, attimo che tolgo questo filo qui, entro e faccio sempre la maglia bassa, così. Ora 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella prima catenella e faccio la maglia bassa. Adesso vado nella successiva maglia alta qui e prendo sempre entrando come il punto a rilievo, prendo sempre così. Vedete? Entro e faccio la maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, entro nella prima catenella e faccio la maglia bassa. Ok, adesso di nuovo vado sempre dove ci sono, vedete, le magliette in bianco, vedete, nella successiva entro così, ok, entro e faccio la maglia bassa, ok, 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado nella prima maglia, cioè catenella, faccio la maglia bassa, di nuovo nella successiva maglietta entro qui e faccio la maglia bassa, 3 catenelle, nella prima catenella maglia bassa, ok, nella successiva maglia alta entrando con tipo punto a rilievo entro così e faccio la maglia bassa e così andiamo avanti fino ad arrivare qua nell'ultima parte. Vedete come si fa la seconda barba? Vedete? 1 e 2, ne abbiamo fatto già 1, 2, 3, 4, 5, andiamo avanti fino ad arrivare qui, ok? Sempre quando fare le maglie basse si prende la parte dentro della magliata, tipo un punto a rilievo, ok? Finiamo questo punto. Ok, adesso vi faccio vedere, in totale abbiamo anche con la seconda barbetta 15 pippioline, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 che sto per andare a chiudere nell'ultima maglia. Ok? Vado nell'ultima maglia, entro qui e faccio una maglia bassissima. Ok? Chiudo con una catenella. Ho tagliato il filo prima, boh. E qua abbiamo, vi faccio vedere, le due barbette. Allora, c'è chi fa anche la terza prendendo questa parte qui, ma sinceramente io vi consiglio farne solamente queste due barbette perché così almeno qua abbiamo lo spazio per la boccuccia, per i baffi, il nasino, cioè perché abbiamo già fatto questo qui piccolino, ok? Adesso vado a nascondere il filato come sempre e poi ci ritroviamo qui. Ok, ho nascosto il filato, vedete com'è bello. Adesso andiamo a fare la parte sopra del cappellino con il colore rosso, ok? E vi facciamo vedere come si lavora. Okay. Entriamo qui, nella prima catenella qui, vedete qui, entriamo con la catenella, entro, e vado a fare 3 catenelle, 1, 2, e 3. Vado nella maglietta successiva, lavoro la seconda maglietta. Vado nella maglietta successiva, lavoro la terza maglietta. Vado nella maglietta successiva, lavoro la quarta maglietta. Ah, volevo dire che questa volta non ho messo il colore rosso doppio perché si serve una cosa leggerissima, ok? Per cui ho fatto 4 magliette. Adesso lavoro nella successiva, abbiamo lavorato le 4 magliette, nella successiva lavoro una maglietta, una, rientro, faccio la seconda maglietta, abbiamo fatto un aumento di 2 magliette nello stesso punto. Vado nella successiva, anche qui faccio 2 magliette, 1, rientro 2. Abbiamo fatto 2 magliette con l'aumento in totale di 4 maglie. Adesso vado a lavorare di nuovo una maglietta, 1, vado nella successiva 2,
Nella successiva 3. Nella successiva 4 abbiamo iniziato con 4 magliette, abbiamo finito con 4 magliette, per cui 1, 2, 3, 4, poi abbiamo fatto 2 aumenti, 2 magliette, poi di nuovo 4 magliette. Ok? Adesso entro qui dove c'è la maglietta, entro, faccio così una maglia bassa, scendo in fondo di nuovo e faccio una maglia bassissima, che poi capite perché. Adesso faccio una catenella e giro il lavoro. Giro il lavoro e faccio una maglia bassissima nella prima maglia. Nella successiva maglia bassissima. Nella successiva faccio una maglia alta, maglia bassa 1 e 2. 2 maglie basse. Nella successiva lavoriamo adesso le maglie, le mezze magliette 1, 2. 3, 4, 5, 6, non vedete giusto? Ok, 6, 7, 8. Adesso facciamo una maglia, due maglie basse, anzi no, scusa. Facciamo fino all'ultimo 8 e dove c'è la maglia alta faccio una mezza maglia alta. Ok, adesso cammino di qua dove ci sono le maglie alte nella prima, faccio una maglia bassa. Nella successiva, qui dove c'è la maglia alta, entro in questo punto, faccio una maglia bassa e qui nell'ultimo faccio una maglia bassissima. Ok, adesso una catenella e giro il lavoro. Questa è la parte bella del nostro lavoro, giusto? Per cui vado a fare, anzi no, scusate, la maglia bassissima la facciamo invece qua, guardate, che così viene perfetto. La facciamo qui, dove c'è la maglia, ok? Che abbiamo lavorato la maglia e facciamo la maglia bassissima così. Adesso una catenella e giro il lavoro. Ci siamo? Così. Adesso qua camminiamo con maglie bassissime di nuovo, così 1, 2, 3, vedete? Adesso qui facciamo maglia alta 1, maglia bassa, tutte le maglie basse, scusate, 4 mezza maglia alta, tutte maglie basse fino alla fine, così. Oh, stavo sbagliando, sto facendo le maglie mezza, devo fare le maglie basse, così, maglie basse, maglie basse, maglie basse, maglie basse, maglie basse, vedete come viene? Da qua incomincia a scendere adesso. Dove aver fatto fino a qui maglie basse, facciamo qui maglie bassissime 1, 2, andiamo 3 e qui in fondo 4. Adesso 1, 2, 3 e 4, ok? Facciamo una maglia bassa. Una mezza maglia alta, una mezza maglia alta, così è arrivato qui, facciamo una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro. Questo qua vi faccio vedere come deve venire, ok? E noi il nostro cappellino qua, diciamo, parte sopra l'abbiamo fatto, E questa è la nostra finitura del Babbo Natale con il
rosso. Adesso andiamo a fare il chiamiamolo pompon. Allora, chi vuole può utilizzare gli attrezzi che ci sono dei pompon, ma io vi faccio vedere una cosa molto più facile, più veloce. Lo utilizziamo con il bianco, naturalmente. Vi faccio vedere adesso come lavorarlo, così vi viene anche facile a voi, non serve andare a prendere di nuovo. Allora, qua il bianco, sto prendendo il bianco. Dopo questo qua lo vado a nascondere. Adesso lo giriamo però dalla parte sul rovescio, ok? Entriamo qui all'angolo, così questa parte è grossa, ok? Prendiamo qui dentro, intanto facciamo la catenella che non abbiamo fatto, ok? Ok, entro con la catenella. Adesso cosa vado a fare? Vado a lavorare 1, 2, 3 catenelle. Prendo il filo, rientro nello stesso punto e tiro fino a lungo così, fino a qua. Mettete il fermo il dito, ok? Prendete l'altra volta il filo, lo mettete così fermo, rientrate per la seconda volta e tirate lungo il filo. Ok, prendete il filo, lo tenete qui lungo, rientrate nello stesso punto di nuovo e tenete il filo. Di nuovo prendiamo il filo, rientro, tenete bene il filo, rientro per l'ultima volta, così, e chiudo adesso tutto le catenelle 1 e 1 2 con una maglia bassissima, bassa. Adesso vado a tagliare il filo un po' lungo perché mi serve per andarlo a nascondere, ok? Adesso andiamo a cucire queste parti qua. Andiamo a toglierlo da qua. Si può già togliere perché già si è nascosto automaticamente. Adesso vado a nascondere un attimo i filati e poi ci ritroviamo qui. Ho nascosto il filato e ho lasciato questo per ultima perché ci serve poi quando dobbiamo richiudere, ma prima ci serve che completiamo la parte degli occhi e tutto il resto. Adesso andiamo a fare i baffetti. I baffetti basta prendere il filo bianco, adesso lo faccio vedere, intanto ne taglio un pezzettino perché dobbiamo riunire, togliamo questo pezzettino e lo lasciamo così, ok? Poi prendiamo il nostro filato, lo metto sempre doppio. Allora facciamo 4, mettiamo 3 dita, 1, 2, 3 e 4, ok? Vado a tenerlo così, lo metto così che sia al centro, ok? E vado a fare un nodino, uno. Lo giro che si è già girato automaticamente. 2, tanto taglio questa parte in più che non ci serve in questo momento. Ok, poi con i 2 lo rigiro di nuovo. 3, per essere sicuri, e faccio un doppio nodino. Ok, 1 e 2. Va bene anche così. Adesso taglio questa parte qui, 1, tagliamo anche questo, 2, tagliamo subito la parte che interessa. Adesso andiamo a riunire bene. Lasciamoli bene questi baffetti, vedete? Uno e due. Ok? E i baffetti li abbiamo fatti, vedete? Adesso tolgo questo qui, tolgo, mettiamo qui nell'immondizia. Adesso prendiamo il nostro. Vedete? Fatti i baffetti, è perfetto. Vedete? Se volete, anzi, visto che è un po' lunga, vado a tagliarla un altro pochino perché mi sembra un po' lunga, però la taglio adesso perché poi dopo è impossibile tagliarlo.
Aspettate che sto togliendo un altro po' di baffetti. Ok. Andiamo qui di nuovo. Perfetto. Adesso, come vi avevo detto prima, chi non ha la pistola, quella con la cordola calda, può anche utilizzare, ad esempio, vedete, l'accendino, lo riscaldate, vedete, così. Prendete i baffetti, mettete così, tanto non si vede dopo, ok? E vado ad appoggiarlo qui. Qui. Ok? Vedete? E l'appoggio. I baffetti a posto. Poi, come vi ho detto, io l'ho fatto adesso per farvi vedere, ma utilizzerò già la mia colla calda che ce l'ho già pronta e vi faccio vedere cosa dobbiamo anche fare. Togliamo questo che non ci serve. Adesso andiamo a prendere la pallina per il nasino. Ok? Mettiamo un goccino di colla qui sopra. Io utilizzo, come vi ho detto, la pistola, mi viene più comodo, metto il nasino, vedete? Aspetto che si asciuga qualche secondo e adesso vado a mettere gli occhi. Come vi avevo detto già prima, chi ha gli occhi non c'ha questo con il rosso uguale, potete mettere quello che volete, l'importante è che sono degli occhi, o se no potete anche fare un puntino con un filo nero, è uguale, non cambia nulla, eh? Ok, vado a mettere un po' di colla qui. Ci appoggio subito l'occhio, uno, qui, e vado a mettere anche il secondo occhio qui, quindi sono così piccolini piccolini che cadono. Ok, anche gli occhi l'abbiamo fatto. Adesso tolgo il filo in più. Adesso, dopo aver incollato tutto, ok, prendo l'ago, prendo il filo bianco, quello dove c'è, chiamiamolo il pompon, e lo metto qui così. No, entro di nuovo per essere sicuri, uno e due, e adesso lo vado a nascondere dietro e abbiamo fatto, vedete, tipo un bonbon, vedete? Lo vado a nascondere, come vedete qua dietro non c'è nulla, lo vado a nascondere normalmente, non serve neanche che faccio tanto nascondino perché tanto poi questo qui adesso lo possiamo incollare. Lo potete anche utilizzare per fare, che ne so, per l'albero di Natale, fare un occhiello qui e potete utilizzare questi Babbo Natale per fare nell'albero, ok? Come pendiago nell'albero, sai, quando mettiamo le palline possiamo mettere, vedete, questi Babbo Natale così. Potete irrigidire un po' il cappellino, diciamo. Ok, adesso infine manca solamente il musino, che andremo a fare subito così con il filo rosso. Metto doppio, come vedete, così faccio un unico lavoro veloce, così vado, sposto i baffetti, uno, adesso tiro un pochino e due. Sistemo bene i baffetti, vedete? Rientro di nuovo, che si deve vedere i baffetti, il musino, ecco. Aspettate un attimo, che è uscito il filo qui. Ok, vado un altro pochino, come vi ho detto.
così, rientro di qua. Scusate, ma a volte vedete le cose vanno fatte. Eccola così. Faccio uscire tutto. Vedete? E abbiamo fatto. Sistemiamo i baffetti in basso. Adesso vado a chiudere bene il mio lavoro. Vediamo se ho fatto bene dietro. Ok. Adesso posso chiudere con un nodino, tanto perché questo adesso lo andiamo a mettere nella presina. Poi invece chi non lo mette nella presina, lo mette come albero di Natale, sinceramente passate un filo dentro per evitare questo nodone che abbiamo appena realizzato. Io lo devo tanto tagliare perché per quello che ci serve non abbiamo bisogno, diciamo, del che venga nascosto. Ok, il nostro Babbo Natale è pronto. Adesso mettiamo bene tutti i baffetti. Mettiamo bene anche questo. E Babbo Natale è pronto. Vedete com'è bello? Adesso prendiamo il Babbo Natale e lo andiamo a mettere nella presina. La presina mettiamo qui, mettiamola al centro, mettiamo il nostro Babbo Natale. Vedete che coincide anche con il cerchio che noi abbiamo fatto? Qua, mettetelo così. Allora, per essere sicuro di non sbagliare, fate così. Mettete un po' di colla qui subito. Uno. L'appoggiate subito. Così, ok, poi andate a mettere un po' di colla qui, ok, così, vedete, e un po' di colla ai lati di qua. Così. Uno. Devo guardare questo occhio, mi si è tolto un attimo l'occhio qui. Aspettate che lo rimetto, vuol dire che non l'ho incollato bene. Vedete? Allora lo faccio così. E lo rimetto per bene. Ok. Abbiamo messo anche un'altra volta l'occhio. Adesso vado a mettere. Sto cercando di sistemare la barbetta. Vado a mettere anche un po' di colla qui, dove non l'abbiamo ancora messa. Ok. Anche qua l'abbiamo fatto. Adesso ve lo faccio vedere, messo bene. Vedete? Messo tutta la colla. Bambetto perfetto. Bella riunita, guardate qua, niente si vede di dietro e niente si vede davanti, si vede solamente il nostro Babbo Natale e la presina l'abbiamo fatta. Ok, adesso conservo tutto e vi faccio vedere anche quello che ho fatto io. Ok, la presina l'abbiamo finita come ho detto, io vi faccio vedere anche gli altri colori che ho fatto. L'ho fatto con il rosso, vedete? No, con un altro rosso, con un altro giallo. Questa volta ve l'ho fatto vedere con il giallo, tutto finito anche all'interno, vedete, sia la parte dentro che il fuori della, diciamo, la parte imbellimento che vi ho fatto vedere con il bianco, vedete com'è bello. E poi un altro l'ho fatto con il verde, vedete quando ne ho fatti.
Devo dire che sono molto felice di aver realizzato anche quest'anno un'altra presina di Babbo Natale. Spero a voi che vi è piaciuto, se non vi è piaciuto quello che volete, basta commentare e se vi ricordate, non vi ricordate che vi arrivano le notifiche, basta cliccare nella campanella che c'è a destra e in basso e così potete anche voi ricevere le notifiche dei miei tutorial. Naturalmente da tanto che non facevo dei tutorial perché anch'io ho avuto un po' da fare quest'anno e per cui è stato un anno diciamo molto particolare sia per la casa sia per i ragazzi che iniziano un nuovo anno scolastico, per cui quest'anno ho potuto lavorare in meno, però vi prometto che presto ci sarà anche un altro tutorial sempre natalizio. Li faccio prima per modo tale che potete anche voi realizzare prima le cose, potete scegliere come regalare, quello che volete. Bene, detto questo, ora vi saluto con il nostro piccolo Babbo Natale. Mi dice ciao ciao, al prossimo tutorial.